Ciao a tutti, allora, oddio, mi capisci? Allora, oggi faccio un video di cui già ne ho parlato su Facebook, infatti vi ho fatto, per chi c'è sul mio gruppo su Facebook, ho fatto alcune domande in cui vi ho chiesto praticamente se avevate qualcosa da chiedermi. E poi vi rispondo ad alcune domande che mi vengono fatte spessissimo, ma proprio spessissimo, sia sotto i video ma anche nei messaggi di posta. Infatti molti di voi mi mandate molti messaggi di posta in cui appunto mi chiedete delle cose. Allora, rispondo alla prima domanda che mi viene fatta tante volte. Mi sto inghippando. E sarebbe praticamente perché in alcuni video fai la base prima, in altri video la fai dopo. Allora, non cambia niente fare la base prima e la base dopo, cioè, allora, se io devo fare un trucco in cui ho un trucco, per esempio, come quello là nero, quello black and white, di cui vi metto il link qui sopra, devo fare un trucco nero, comunque l'ombretto nero tende a, soprattutto quello che ho io è molto polveroso, quindi tende a spargersi per tutto il viso, e quindi praticamente dopo si andrebbe ad attaccare sul fondotinta, è una cosa che mi dà fastidio. E quindi cosa faccio? Faccio prima la parte degli occhi e poi metto la base, cioè metto il fondotinta. Ma potete benissimamente mettere anche prima il fondotinta e poi dopo mettere l'ombretto. Giusto per una questione di comodità e per non sporcarci, perché comunque esistono questi tipi di pennelli qui che servono per andare a spolverare. Perché ho le macchie da qui? Servono per andare a spolverare, a togliere, però comunque una volta che si è attaccato sul fondotinta non siamo fregata. Ok, poi un'altra domanda è come curi le tue unghie? Allora, io non curo le mie, cioè no, allora praticamente io indosso sempre gli smalti, infatti mi vedete sempre con gli smalti, con i disegni, però per quanto riguarda poi i tutorial, non sto facendo tutorial per le unghie per adesso, perché questa cosa non mette a fuoco, quindi nel momento in cui io vado a fare così non mi so vedere il disegno, quindi si vede tutto bianco. Ho provato a registrarle anche con l'iPod che mette benissimo a fuoco, però comunque non va, non lo so perché, cioè quando li metto sul computer, anche se io ho cambiato filmato, comunque non me li fa, non me li apre con Windows Movie Maker. Quindi adesso vedo un po' di risolvere la situazione. Comunque io volevo dirvi, le unghie non è che le curo, cioè non faccio una cura particolare per le mie unghie. Di solito quando si sfaldano, cioè sempre, perché io ho sempre le unghie che si sfaldano, oppure comunque che si spezzano, crescono e si spezzano, utilizzo uno smalto rinforzante, stavo utilizzando la base attiva crescita della pupa che non mi è servita un tubo veramente, ma comunque queste cose non funzionano. E adesso praticamente, dicevo, ho fatto la ricostruzione per il mio compleanno e l'ho ottenuta su comunque poco tempo. Io sono una fissata, devo toccarmi le unghie, devo stare là a mettermi uno smalto quando mi va. Quindi l'idea di non potermi togliere lo smalto, l'idea di non potermi toccare le mie unghie mi dava un po' di rabbia, cioè no, sì, sono pazza. E quindi l'ho tolta e dopo un giorno neanche tutte le unghie sfaldate, tutte mollicce. Tra l'altro le avevo lunghe, però le avevo tagliate. Perché non potevo mettere le unghie finte, ovviamente da sopra le cose. E quindi sono spezzate. Adesso mi stanno crescendo. E sto applicando, ogni volta che tolgo lo smalto, questo gel che è Vea Nails, che è un olio cuticole, un olio protettivo, sia per le cuticole che per le unghie. È rinforzante. E questo coso è veramente è fantastico, questo olio. Perché mi ha tolto tutte le sfaldature dalle unghie, il fatto che avevo che si sfogliavano, comunque non si sfogliano più, anche se lo metto per poco, cioè lo metto quando tolgo lo smalto, magari lo tolgo la sera lo smalto, lo metto per tutta la notte, la mattina lo rimuovo con, beh, quello poi viene assorbito, vabbè, quello che ne rimane lo lavo le mani e quindi lo rimuovo. E devo dire che sta funzionando, si chiama Vea Nails olio protettivo, unghie forti e belle. Vabbè, sì, questa che metti a fuoco, non ci pensate. E sono 2 ml, è piccolino comunque, però. Ah, un'altra cosa poi che mi piace di questa cosa, che si applica tipo un illuminante, vedete, ha questo coso qui che si fa VV, adesso mi azzecco tutto l'olio, quindi non faccio. E quindi molto comodo. E poi un altro trucco che per me si rivela utile, cioè praticamente io devo stare col pensiero, non so, dico le unghie cavolo non mi crescono, invece io ogni settimana metto sempre un monocolore, quindi un unico colore, man mano che poi lo tolgo, dico, oddio, ho messo 3 smalti colorati, mi crescono le unghie, tipo una settimana mettiamo il blu, una settimana mettiamo il verde, una settimana mettiamo il giallo, non lo so, comunque man mano troviamo sempre le unghie più lunghe, e poi quando ho le unghie lunghe comunque tendo a fare dei disegni.
Che poi adesso appena mi crescono un pochino, io giuro che vi faccio qualcosa con i colori acrilici, giuro. Cioè, già ho tutto, già l'ho comprato e tutto. Allora, poi un'altra domanda che mi è stata fatta adesso su Facebook da una ragazza che si chiama Eleonora, non dico più niente. Quali sono i prodotti Essence che non possono mancare? Allora, io di prodotti Essence, cioè, non ne utilizzo molti, soprattutto utilizzo le cose per unghie e da trucco che ho qualche matita. Allora, le matite di Essence, almeno per quelle che ho provato io so che quelle lì che non, praticamente non si. Quelle lì che non si temperano ma che hanno il cosino. Devo spiegarvi. Cioè, io queste qui, le glimmer stick, tipo queste qui che si alzano e non si temperano. Io ho questa qui. Mi dicono che. Cioè. Ok, si era scaricata la fotocamera, non fa niente. Comunque stavo rispondendo alla domanda di Eleonora, cioè quali sono i prodotti Essence che non possono mancare. Allora, stavo dicendo il fatto delle matite. Allora, nel senso che per queste matite che ho provato io, queste qui appunto che, non, che si temperano, non sono molto scriventi, almeno non mi piacciono. Però ho visto alcune recensioni di ragazze che hanno provato quelle lì che non si temperano, quindi queste qui. Che sono molto scriventi, infatti appena vado, cioè, ne compro almeno una per provarla, perché io con la matita nera sono rimasta fregata, perché avevo quella lì di Bruschetta piccolina che era pazzesca e che tra l'altro ho perso anche, sì, l'ho persa adesso benissimo, e con la nuova sono veramente. Non scrive, non mi piace per niente, assolutamente, guardate. È un tratto non mi piace proprio. E quindi devo per forza trovare qualche altra matita che sia abbastanza scrivente, soprattutto molto più scrivente di questa qui. Poi, di quelli là di lì, per le unghie, comunque io gli smalti Essence ho provato quelli lì col pennellino piccolo e manco mi piacciono perché si sono subito seccati. Quindi non ti saprei rispondere. Poi, in generale, quali sono i prodotti che non devono mai mancare nella mia tools? Allora, nella mia trousse i prodotti che non devono mancare sono un blush, il mascara e la matita. Queste sono le tre cose che non devono mai mancare, perché sono le tre cose che, boh, forse mi. Non so, le cose che mi convincono di più. Poi ci sono. C'era un'altra domanda che non me la ricordo, che me l'ha fatta una ragazza. Ah, sì, il fatto che. No, mi sto imbrogliando, Dio mio. Ora la vado a rileggere, aspettate. Altrimenti non ci può. Un'altra domanda poi che mi fu fatta quando feci il video della ricostruzione. Era una domanda in merito perché io dissi praticamente non la faccio per me ma la faccio sulle mie amiche e che lei ha comprato a fare perché non la deve fare su di me. Comunque gli ho detto appunto perché non la faccio su di me e questa è la domanda. E poi praticamente mi state chiedendo in molte sempre su Facebook perché non fai più video come li fai prima, come li facevi prima, nel senso che prima caricavo più video, adesso ne sto caricando di meno perché sono veramente tanto impegnata, non ho, con la scuola intendo, non ho veramente un minuto di tempo, però comunque appena finisce la scuola io vi faccio i videoblog quasi tutti i giorni, quindi sarete intasate dai miei video e vi farò sicuramente qualche video in più, cioè no, qualche vi farò video in più, proprio ve lo dico sicuramente. E adesso mi sto dilungando sicuramente troppo, sicuramente lo dico un'altra volta, sicuramente, basta con questo sicuramente. E purtroppo il video lo sto facendo adesso, quindi chi mi risponderà alle domande stasera io non vi posso rispondere. E magari ve lo metterò, boh, oppure vi darò le risposte, cioè metto tipo una domanda che mi fa qua e io risponderò, non lo so. Allora, qui vi metto il link del. No, qui non lo posso mettere, ve lo metto nel box informazioni, il link della mia, nel mio gruppo su Facebook. Ho abbastanza richieste, infatti ce ne siamo già molte ragazze. E chi vuole partecipare, oppure se questo video vi è interessato, non lo so. Ovviamente questo video è totale per le mie iscritte, perché per chi vede un video e non mi conosce, andate a vedere gli altri video perché questo video non. E se vi va, iscrivetevi. Di qua, aspettate, dov'è l'iscrizione? Se mi metto di così, è qui dovrebbe essere.
Oddio mio, qui è l'iscrizione, sì, qui. O forse no. E non lo so. E niente, ah, poi ho l'account abilitato a 15 minuti, a video superiori dei 15 minuti, quindi Una domanda domanda su. che mi è arrivata adesso a 7 secondi da Martina. Come hai detto ai tuoi genitori che facevi video, tra l'altro saluto Martina, scusami che non ti saluto mai, non mi dimentico. Boh, normalmente così. Scusa Si era Martina, scaricata scaricate la batteria, saluto velocemente tutte le ragazze del mio gruppo, quindi saluto Tisha, saluto Maria Pia, saluto Erika, saluto Valentina, saluto Rosa particolarmente, un grande bacio perché ci sei sempre tu. Saluto Madia, saluto Martina, saluto Marta, saluto Angela, saluto Rosalba, l'altra Martina, Serena, Marinella, Claudia, Eleonora, Camilla, Anto, Serena, un'altra, Chiara e Melissa. E quindi ci vediamo al prossimo video e vi mando un grosso bacione e oh, niente. Ciao ciao!